Bisogna acquistare l'innocenza di Don Perino, perché questo uomo era, aveva l'anima innocente, cioè era incantata del bene, aveva il senso della vita come dono. Se ha avuto il coraggio, ciò che mi ha sorpreso quando sono arrivato qui, ed è una sorpresa, ed è una meraviglia che mi ha incantato per sempre, è proprio questo, che questa creatura, non mi pare che fosse un grande filosofo, un grande pensatore, un grande oratore, un grande organizzatore, ma l'uomo il quale va, va, va a correre per seppellire, seppellire le salme degli italiani e dei tedeschi, che alla volta andava a seppellire la salma di un tedesco e sapeva e sapeva e sapeva che c'erano le mie, sapeva, l'ha fatta lo stesso. Che cosa è accaduto? Il Signore in quel momento gli ha comunicato il suo amore. Lui ha visto quella creatura, non un tedesco, uno straniero, l'ha visto come dono di Dio. Io dico: ma qui, questi, sono, questi sono i doni dell'innocenza. Dio c'è qualcosa di l'innocenza, non si quando l'animo tuo è sgombro. Non sei preoccupato perché è andato male di te. Perché un affare sta per fallire, eccetera, eccetera. Non sei, non sei preoccupato perché gli altri hanno scarpe migliori delle tue. Una cosa sola, invece sei meravigliato, sei meravigliato del dono della tua vita e ogni, ogni persona che incontri capisci che è una meraviglia anch'esso, come dono di Dio. E l'innocenza allora, l'innocenza, l'innocenza sono come gli occhi puliti, gli occhi puliti, gli occhi nitidi, gli occhi del bambino di 5, 6, 7, 8 anni, sono occhi puliti, a che serve che ci sia un giorno, un bel giorno un, un giorno di sole, il vento porta via le nebbie e compaiono le montagne, magari ancora con la neve ancora e i ghiacciai incantevoli. E tu rimani stupefatto, ma perché rimani stupefatto? Perché c'è chiarezza e gli occhi sono puliti, gli occhi sono nitidi, insomma. Questo è il tema. Don Perin è, una, è un esempio, è un'immagine, un'immagine. No, Beati i, i miti di cuore, ha detto Gesù, perché possederanno la terra. I miti di cuore sono quelli che hanno l'anima limpida, pulita, che sono capaci ancora, ripeto, di ogni uomo che incontrano, gli viene da domanda, cosa posso fare per te? Don Perino, è, 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 è un caso così, perché un ragazzo, un povero prete, che non aveva niente di cultura, non era un, un, un mostro di scienza, non è vero? Perché faceva quel che faceva? Era una stimolazione dall'interno. E questo è il discorso, perché poi mi viene in mente, nei, mi torna alla memoria, i primi incontri che ho avuto a Bando, in tutta quella zona, insomma, e, e ripeto ancora... Um, l'immagine che mi sono dato di quando mi hanno portato sul posto dove è stato ucciso Don Perino. Me lo porto con me segnato, per uno stampiglio, poi una stampigliata, una stampigliata. E allora quel nome lì mi è rimasto proprio come, come un ideale, perché ho detto fra me e me, io devo allora far presente specialmente alla popolazione che il prete è un, don, un grande dono di Dio e far sapere alla comunità cristiana di questo momento storico che Cristo il Signore è in azione nella comunità cristiana. Il problema non è quello di obbedire o no, osservare o no i comandamenti, il problema è un altro. Ricordarsi che abbiamo una coscienza, che il luogo vero, prima ancora che il tabernacolo, prima ancora che la Chiesa, è qui dentro, è qui dentro, nell'intimo di noi. Ciò che ci incanta è ancora l'amore, la generosità. Se lui ha incantato continua a incantare, perché tutti sanno, non conosceva il tedesco. ma oh, mio Dio, ha dato la vita per un tedesco. Oh, questo è il discorso, che è un altro discorso, che è un'altra cosa. Eh? Vuol dire che c'era qualcosa di grande, insomma. Cioè, quando lui è arrivato a esporre volontariamente la vita al rischio della morte, sapendo di correre il rischio della morte, per fare un rito che poi non era, che non è che riuscisse a salvare, ma un rito di pietà. Ma questa è una cosa stupefacente. La meraviglia nasce proprio di qui, che ha sposto la vita per fare un rito di pietà, di misericordia, di benignità, di pietà sapendo poi che gli mancava quel povero, quel soldato tedesco, il padre, la madre, era poi, era poi un tedesco, insomma, anzi di quelli che si cioè, sarebbe dovuto godere per la loro morte, per la, perché, per, perché erano, erano stati buttati fuori, insomma. Invece no, invece cioè, allora che cos'è? Li, li ha visto non con gli occhi di quel tempo, no? Gli occhi dei politici, gli occhi della gente armata che in quel momento... Ce con coi tedeschi, insomma, avrebbe, li avrebbe bruciati tutti interi. No, lui è andato oh, ben oltre. Eh. Ha capito che era tedesco, ma prima di essere tedesco era un uomo. Questo è il grande discorso, no? E ho sotto questo profilo, è profeta, perché qual è il momento storico attuale? Se mai, se non so se avete mai fatto caso. Sì, ancora a in scuola insegno a cantare l'inno di Mameli, no? Sì, siamo gloriosi di essere italiani, ma ormai ci rendiamo conto che. Eh, siamo italiani, siamo francesi, siamo tedeschi, ormai il mondo intero ci appartiene, insomma, eccoci. E cominciamo a stupirci delle meraviglie che compiono gli altri, compiono gli altri insomma. Cioè, insomma, la bellezza di questo momento storico è perché, ripeto, le divisioni che ci, che ci, 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 facevano, ci ponevano in contrasto l'un con l'altro, una nazione con la nazione, sono finite, insomma. L'epoca in cui il mio papà mi raccontava bene, è stata fatta la prima guerra mondiale, e ci raccontava i rischi enormi quando si dovevano uscire eh, con le baionette, ammassacrarsi con le baionette, eccetera, insomma, e cosa ce ne facevano? Che colpa avevano quegli altri se venivano a minacciarti? Che colpa, avevi, che colpa avevi tu se minacciavi? Però bisognava uccidere, uccidere, uccidere soltanto perché era tedesco e allora ho oh, soltanto quell'altro soltanto perché era italiano è finita quella storia è finita per sempre quella storia adesso noi siamo invitati a trepidare adesso per quel che sta accadendo quel caduto in cina no? scuole scuole distrutte sono migliaia e migliaia di bambini morti nella scuola e veramente eh no, siamo invitati a trepidare per loro come se fossero nostri fratelli eh? è un tempo splendido questo molto bello questo ora però don Perin ha vissuto, l'ha anticipato questo tempo, l'ha anticipato in questo tempo perché non ha spe, aspettato che ci fosse questo sviluppo, l'ha anticipato perché c'era un gusto interiore, perché c'era l'amore, insomma, e l'amore, l'amore, l'amore l'ha portato, cioè l'amore del cristiano per tutte le creature che l'ha portato ad anticipare i tempi, preparare questi tempi, insomma, è un simbolo, insomma, è un simbolo, ma parole, sim, persone simboliche, insomma. E